Buonasera da Europa TG, sempre più vicino l'accordo sulla creazione del nuovo servizio diplomatico europeo. Oggi a Madrid, nel corso di una riunione tra il ministro degli esteri spagnolo Moratinos e l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Catherine Ashton, è stata raggiunta un'intesa che potrebbe dare il via libera prima della chiusura della presidenza spagnola. Il nuovo servizio diplomatico sarà composto da circa 6.000 persone, equamente suddivise tra Commissione, Consiglio e i 27 Stati membri. La Commissione europea manderà degli ispettori in Germania per controllare lo stabilimento in cui è stata prodotta la cosiddetta mozzarella blu. Il direttore generale per la salute a Bruxelles, Paola Testori Coggi, ha comunque rassicurato che i lotti sono stati identificati e subito ritirati dal mercato. I risultati delle ispezioni si avranno giovedì prossimo. Il 25 giugno una nave partirà dal porto di Barcellona per arrivare a Genova, portando con sé la protesta di numerosi immigrati italiani in arrivo da ogni parte d'Europa. Lo sbarco, con chiaro riferimento alla spedizione dei Mille di Garibaldi, intende attirare l'attenzione sul degrado etico, culturale, sociale e politico dell'Italia di oggi. Chiediamo attenzione, chiediamo che la gente parli degli italiani che stanno all'estero e che hanno voglia di tornare e che ci tengono al loro paese. Mi sentivo di citare alcune cose delle più gravi che stanno succedendo in Italia, appunto la legge Bavaglio, tutta la questione degli operai della Fiat e anche quelle critiche a Saramago che sono state veramente fuori luogo, insomma. Quindi concretamente vogliamo mostrare con degli esempi pratici che l'Italia è diventato un paese non troppo civile, insomma. Le nuove scoperte scientifiche affascinano e appassionano tutti gli europei, più dello sport o altri argomenti di interesse comune. A dirlo, una ricerca condotta da Eurobarometro. Agli europei interessa più la scienza dello sport. Può sembrare impossibile in questi giorni attraversati dai mondiali di calcio. Eppure, stando ad un'indagine Eurobarometro condotta in 32 paesi europei, l'80% degli intervistati si dichiara interessato alle nuove ricerche scientifiche e tecnologiche, mentre solo il 65% esprime interesse per lo sport. Questi risultati mostrano una consapevolezza molto elevata dell'importanza della scienza, ha commentato la commissaria alla ricerca Marie-Geoghan Quinn. Ma i cittadini europei chiedono anche maggiori investimenti nella ricerca, più collaborazione tra stati e maggiori possibilità di inserimento per le donne.